Isolata ai margini di un giardino pubblico, ci compare la facciata della cattedrale dedicata ai santi Michele e Gudula. Richiama modelli francesi, è bella ed elegante nella pietra chiara con cui è stata costruita. Incorniciata da due alte torri che in alto racchiudono il timpano. Al di sotto si apre una grande polifora che nel gotico brabantino sostituisce il rosone. La facciata è percorsa da robusti contrafforti. In orizzontale si divide in tre registri. Il superiore è occupato dall'alto timpano triangolare. L'intermedio dalla polifora centrale e da due trifore laterali. L'inferiore dai tre portali che con le loro ghimberghe sconfinano nell'intermedio. Ci sono gli apostoli nel portale principale, si distribuiscono tra piedritti e lunetta. E dal culmine del pilastro centrale il gruppo dei Re Magi. Prima di entrare ecco la pianta a croce latina con transetto, profondo coro con deambulatorio. In corrispondenza dell'abside si apre la cappella Mars. L'interno è vasto e luminoso, le tre navate sono separate da robusti pilastri cilindrici. Terminano con piccoli capitelli a foglia di cavolo che vanno a sostenere l'arcogivale. Il soffitto a volta a crociera e l'alzato si articola nel clerestorio, nel triforio e nelle grandi arcate. Ai pilastri della zona centrale della navata sono addossate le statue dei 12 apostoli. Non sono originarie, ma ricostruzioni ottocentesche. Perché all'epoca della Riforma protestante la Chiesa ha subito molti danni, sia alle suppellettili che ai monumenti funerari. Anche il sepolcro di Santa Gudula è stato profanato. Molta importanza per questa chiesa hanno anche le vetrate, queste sono vetrate ottocentesche, che descrivono il miracolo eucaristico di Bruxelles. I pilastri cilindrici, i capitelli a foglia di cavolo sono una caratteristica del gotico brabantino. In questa poi c'è da segnalare che il clerestorio è formato da grandi finestroni ed il triforio è cieco, schermato da arcate trilobate. Addossato ai pilastri della navata centrale, il pulpito barocco costruito alla fine del Seicento. Su una cappella del IX secolo dedicata a San Michele, nel XII venne costruita una chiesa romanica. Accolse le reliquie di Santa Gudula. Nel 1226, per volere di Enrico II di Brabante, ne venne avviata la ricostruzione in forme gotiche. Ci vollero 3 secoli per portarla a termine. Intanto sono alla crociera del transetto e nel transetto e nel presbiterio che si trovano grandi vetrate cinquecentesche. Non affrontano temi religiosi. Nella grande vetrata del transetto nord sono raffigurati Carlo V e la moglie, inginocchiati davanti al Santissimo Sacramento. Nella vetrata meridionale, invece, Luigi II d'Ungheria e la moglie Maria, sorella di Carlo V, inginocchiati rendono omaggio alla Trinità. Sono accompagnati da San Luigi e dalla Madonna col bambino. Si ripete anche per il clerestorio ed il triforio del transetto. E poi vedremo da più vicino, anche nel coro, la stessa struttura che abbiamo già visto per la navata centrale. Ed eccoci al coro, la parte costruita per prima, nella prima metà del 200 e dunque la più antica. Si conclude con un'abside poligonale ed è circondata da un deambulatorio. La cappella che esisteva dietro al coro è stata trasformata in età barocca in questa, la Cappella Mars. Il nome lo prende dal cavaliere fiammingo che l'aveva destinata ad essere il suo mausoleo. E queste sono le vetrate neogotiche del coro. Dal coro lo sguardo va alla controfacciata, è chiusa da questa grande polifora, protagonista gialla esterno. È stata realizzata nel 1528 ed ha per tema il giudizio universale. Di necessità la narrazione deve avere uno sviluppo verticale.
Così vola a mezza altezza San Michele Psicopompo che tiene la bilancia per la pesa delle anime. Si radunano su un prato verde le anime che devono essere giudicate. In un angolino c'è anche il principe vescovo, il donatore. I lavori di restauro del secolo scorso hanno riportato alla luce i resti della chiesa romanica e li hanno resi accessibili ai visitatori. Una comoda scalinata ci ha portato giù. Questa è la navata che ad ovest si concludeva con il Westwerk. Questo.